siamo almeno di Pasquale Diavola, stiamo vedendo l'allenamento che è ripreso del Città Diavola di promozione, seguiranno le interviste sia ai dirigenti che ai giocatori e staff tecnico. Buona stagione, sperando che la nostra squadra, la squadra rossa-azzurra, ci dia tantissime soddisfazioni ogni domenica e che alla fine del campionato esulteremo con un campionato degno. Grazie. Dopo essere stato per anni la bandiera dell'Aula Calcio in campo, con tantissimi gol, l'anno scorso allenatore in seconda, quest'anno è l'allenatore dell'Aula Calcio in promozione, mister Attilio Sirugo. Allora, mister, è un piacere per noi avolesi averti qua come punto di riferimento in banchina dopo tanti anni in campo. Le prospettive per questa, che si, appunto, si prospetta una bella stagione per noi avolesi, per il calcio. Ciao Carmelo, buon pomeriggio. Ma quello che ci auguriamo tutti ed è l'obiettivo principale della società e della squadra. Il primo obiettivo che abbiamo è quello di come dire, riavvicinare la città, di riconquistare quel feeling che c'era con la nostra città e con il nostro pubblico. Io ho vissuto quegli anni in cui quel feeling lì ti metteva le ali in campo, e quindi il nostro primo obiettivo è cercare di riavvicinare la gente allo stadio, riavvicinare la gente all'Aula Calcio e riprovare quelle sensazioni della domenica che per tutta la città credo che siano importanti. Ma già dai commenti sui social abbiamo visto l'aria che si respira in città, la Calcio Aula Sportiva è felicissima di averti ancora una volta punto di riferimento della nostra città, sicure che ci saranno tante soddisfazioni anche quest'anno, dipende anche dall'organico, questo è normale. Se ci puoi presentare il tuo staff tecnico di quest'anno. Allora, io ho la fortuna di avere due grandissimi professionisti insieme a me, che sono il professore Antonello Buonaventura, che sarà sia il mio vice allenatore che preparatore atletico, e il mister Giovanni Baviera, che si occuperà della preparazione dei portieri. Con quali prospettive iniziare il campionato? Cioè, la società penso che all'inizio di campionato dà delle direttive allo staff tecnico per la qualità e la quantità del campionato. Cosa prevedi tu per il nostro Avola? Allora, non ci siamo posti né obiettivi né limiti, come ho detto fin dal primo momento. C'è da dire che siamo partiti in ritardo, diciamo che l'assetto societario e quindi poi lo staff è stato tutto concluso un po' in ritardo, e quindi scusate, stiamo cercando di correre, stiamo cercando di completare la rosa, credo e spero che in settimana la rosa verrà completata. Ancora oggi siamo un po' un cantiere aperto. Puntiamo tanto alla Coppa e quindi spero di arrivare fra 15 giorni circa ad avere già un buon 60-70% della rosa, che poi sarà quella che ci porteremo in campo per tutta la stagione. Si parla di un giornedì di promozione tosto, ci sono squadre come il Gela, poi c'è il Megara che ha fatto un buon organico, il Vittoria, come la vedi? Credo che sia un girone molto difficile, con piazze blasonate, con città che hanno fatto categorie molto, molto importanti, come dicevi tu, Megara, Vittoria, Gela, Atletico Catania. Sicuramente sono piazze che non si stanno nascondendo e proveranno a vincere. Noi cercheremo di dare fastidio a tutte, cercheremo di fare più punti possibili e ti ripeto, il nostro primo obiettivo è quello di far tornare la gente allo stadio e di riaccendere quella fiammella che manca da un po'. In bocca al lupo, mister Attilio Sirugo. Crepi, grazie mille, grazie. Siamo con il preparatore atletico dell'Aula Calcio, Antonello Buonaventura. Buonasera Antonello. Buonasera a tutti.
Allora, oggi 16 di agosto l'Avola ha ripreso gli allenamenti dopo questa pausa del Ferragosto. In che condizioni atletiche la squadra anche in vista della partita ufficiale che aprirà la stagione il 28 agosto a Canicattini per la Coppa Italia? Guarda, i ragazzi stanno lavorando abbastanza bene nonostante le alte temperature e sicuramente siamo partiti un po' in ritardo, ma non ci lamentiamo più di tanto perché c'è massima disponibilità da parte di tutti i ragazzi. Sì, qualcuno si lamenta, ma come è giusto che sia, sempre poi alla fine è sempre un gioco. Però ti posso dire che entro il 28 i ragazzi avranno una condizione accettabile. Mister, quant'è difficile, come diceva lei prima, lavorare con tutto questo caldo, perché oggi ci sono ben almeno 45 gradi, stimolare i ragazzi, ci sono dei ragazzini anche giovani, quindi non è semplice, penso. Ma guarda, i ragazzi hanno tanto entusiasmo, nonostante è caldo, ma però bisogna dire che effettivamente c'è troppo caldo e quindi bisogna saper gestire bene il lavoro che si fa in campo con i giusti recuperi, anche forse tante volte qualcosina in più, per dare la possibilità di poter recuperare bene e riprendere di nuovo l'attività, e poi sicuramente dissetarsi è fondamentale. La collaborazione con il mister Attilio Sirugo, che è un'amicizia che dura da anni anche fuori dal campo, come va avanti oltre il calcio? Ma guarda, con Attilio ci conosciamo da una vita, lo conosco da quando era piccolino, forse prima di iniziare lui a giocare, io c'era, forse avevo anche finito di giocare, ma con lui c'è massima sintonia perché l'ho avuto sia come calciatore, poi l'ho avuto con gli anni, fino all'anno scorso era collaboratore con Sano Monaca, quindi ci conosciamo da parecchio e poi ci organizziamo il lavoro in base a quelle che sono le sue esigenze, perché dobbiamo ricordare che poi alla fine il primo allenatore è sempre lui e io mi devo adeguare a quelle che sono sempre i suoi lavori. Grazie mister e in bocca al lupo per la stagione. Preparatore dei portieri, prima in Serie A con Inter, Milan e Monza, poi tanta esperienza con il Messina, con il Siracusa, quest'anno è tornato all'Avola Calcio in promozione, Giovanni Baviera. Buonasera Giovanni. Buonasera a voi. Allora Giovanni, un'amicizia che dura con noi da anni, anche a Stadium abbiamo condiviso la trasmissione per un periodo. Tornato quindi ad Avola, si inizia con gli allenamenti, oggi che ambiente hai trovato? E se è una squadra di qualità che ben può figurare in questo girone di promozione? Sicuramente l'ambiente è quello là che io ho lasciato l'anno scorso per motivi personali. Ho dovuto purtroppo abbandonare la società del calcio Avola e andare a Siracusa. Adesso sono rientrato ad Avola con tanto piacere, con tanto voglia di lavorare. Ho trovato un mister che sicuramente non ha bisogno di pubblicità, perché Attilio Sirugo è stato un grande giocatore e già il primo approccio che abbiamo avuto ho avuto la possibilità di capire che ho veramente da imparare ancora tanto di questi allenatori giovani. Il mio preparatore atletico che mi dà una mano d'aiuto con i portieri, non c'è bisogno anche lui di pubblicità, perché Antonello è un grande preparatore, da anni ha lavorato sempre con squadre di calcio, io già lo conoscevo dal noto quando abbiamo fatto con la Rinascita Anetina la promozione alla prima categoria. Pertanto l'ambiente è giusto, la voglia c'è, Avola si deve riscattare, perché non è una categoria che gli appartiene, questa sicuramente la promozione non è per Avola. Avola sicuramente i tifosi vogliono altre aspirazioni.
perché ha uno stadio che è una favola. L'ambiente c'è, la società alle spalle ci sta dando tanta fiducia e ci sta lasciando lavorare, e sicuramente gli daremo nel percorso del campionato soddisfazione sia alla società che anche ai tifosi dell'Aula. Giovanni, hai trovato due portieri appena sei arrivato, magari non lo so, sarà stato concordato con la società. Il primo portiere quest'anno è Paladino, se ci parli un po' di questo ragazzo, ma soprattutto del suo talento. Paladino praticamente è un portiere che noi stiamo recuperando, perché è 3 anni che non è in attività agonistica, e gioco forza siamo dovuti optare a questo portiere in quanto non troviamo portiere, c'è una carenza di portiere che è una cosa impressionante, perché colpa anche nostra che non stiamo lavorando con i giovani. Abbiamo avuto tre anni di pandemia, pertanto tante ragazze le abbiamo perse, però adesso lavoreremo anche con i giovani. Comunque parliamo di Paladino, lo sto cercando di metterlo, come si dice in gergo, sotto, perché dopo 3 anni insomma la flessibilità, la forza, tante cose, il portiere, la porta, la velocità della palla la perde. Pertanto abbiamo fatto un programmino con lui e adesso stiamo lavorando. Lui ha tanta voglia di riscatto, anche perché è stato un bravo portiere, ha giocato in eccellenza, ha giocato con Noto, non so se ha toccato anche la Serie D. Pertanto dobbiamo lavorare tanto, e lui è contento di stare in questa società, è contento di lavorare e riscattarsi anche lui. Grazie Giovanni, bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi, forza Avola. Oggi 16 agosto del Città di Avola Calcio, siamo con il centrocampista Mirko Linares, fresco arrivo di spessore nel Città di Avola di promozione. Allora Mirko, dopo aver giocato in queste zone, in questi anni a Palazzola, a Ragusa, con il Real Siracusa, sei qui ad Avola. Che ambiente hai trovato dal punto di vista appunto nello spogliatoio, ma anche nel campo a livello tecnico? Abbiamo trovato un grande ambiente e la società si è messa subito a disposizione per creare un grande gruppo, per far tornare soprattutto i tifosi allo stadio il più possibile e per continuare a divertirci come negli anni passati. La condizione atletica certo non è ottimale, perché ancora oltre al caldo c'è stato pure questi mesi di pausa. Ti sei mantenuto un po' in allenamento in questo periodo oppure hai iniziato adesso? No, già avevamo iniziato un 15-20 giorni prima a fare qualcosina e tenerci sempre in movimento, e già da una settimana abbiamo iniziato tutti insieme. La squadra si è messa subito a disposizione per provare ad entrare in forma il prima possibile e farci trovare pronti. Appunto, conoscendo gli organici di promozione e conoscendo anche i tuoi compagni, che prospettive dai al campionato del Città di Avola che sta per iniziare a breve? Allora, non abbiamo un vero e proprio obiettivo, ora abbiamo conosciuto anche il girone ed è molto difficile, ma possiamo assicurare il massimo impegno e provare a vincere più partite possibili e alla fine tireremo i conti. Grazie Mirko e in bocca al lupo per la stagione. Baby, arrivederci. Terzo anno da presidente del Città di Avola Calcio in promozione, grazie a questo signore Avola ha una squadra di calcio di categoria, quindi in promozione. Allora, buonasera presidente. Buonasera Gregorio Motta. Buonasera a lei. Allora, se ci può parlare, visto che abbiamo quest'anno un cambio sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale dello staff, se ce ne può parlare, grazie. Sì, come
L'avevo detto in trasmissione, se lei si ricorda, stavo cercando di allargare un pochettino la società e già dall'anno scorso che ci lavoravo. Infatti abbiamo un vicepresidente che si chiama Vincenzo Coffa, abbiamo un direttore generale che è Carmelo Cristauro, abbiamo un direttore sportivo Salvatore Bianco, e un team manager Michele Ancelica e via via tutti gli altri dello staff. Comunque stiamo lavorando bene, come ho detto l'anno scorso, cerco sempre di allargare la società perché vediamo, cioè io vedo molto ma molto più avanti rispetto a qualcun altro, perché vogliamo fare sia un bel campionato ma anche continuare nel tempo. La scelta di Attilio Sirugo come tecnico, secondo me è una scelta quella lì azzeccata, gli avolesi amano Attilio. Allora, parlando con lei, io è dall'anno scorso un pochettino che ci lavoravo su questa situazione e facendo delle riunioni con Carmelo e gli altri dirigenti abbiamo puntato su di lui perché è un avolese, uno che ha avuto una certa esperienza con Saromonica, che ha fatto 2 anni insieme a lui, quindi come giocatore ha fatto dei buoni risultati, quindi penso che anche come allenatore darà dei buoni risultati, anche perché la società ci crede in lui. Presidente, a sto punto lei parla di società allargata e allargata io direi anche di qualità. Allora anche il campionato, secondo il mio punto di vista, sarà migliore rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso a un certo punto alla fine è diventato un campionato un po' sofferente. Quest'anno secondo me sarà un campionato più tranquillo. Sì, sicuramente rispetto al prossimo anno sarà un campionato diverso, puntiamo a una classifica migliore, stiamo puntando soprattutto sui giovani perché abbiamo dei giovani di ottima qualità e anche abbiamo preso, cioè sono rimasti 5-6 elementi dell'anno scorso, quindi diciamo che c'è una buona base per fare un ottimo campionato. Le squadre favorite in questo girone che viene definito fra i 4 gironi di promozione un girone di ferro? Ci sono delle squadre che già eccellono nell'organico. Lei quale vede la squadra che alla fine dovrebbe vincerlo? Allora, sulla carta sicuramente sarà il Catania 1964, se non sbaglio, che è stata una fusione su quella che è fallita e quella nuova. Quindi sicuramente quella sarà una squadra da battere. Poi non ci dimentichiamo che anche il Vittoria ha fatto una buona squadra, c'è il Gela che non sappiamo com'è, c'è anche l'Augusta che ha fatto una buona squadra. Comunque sarà un bel campionato, molto più alto come livello rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso c'erano quelle 4-5 squadre che ormai dicevano la sua e poi tutti gli altri va via. Invece quest'anno penso che sarà molto combattuto. Il fatto che il girone D e altri sono rimasti di 14 squadre, poche squadre, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, se sarebbe stato forse meglio evitare questi 4 gironi e portarli a 3, aumentava la qualità e aumentavano anche le partite di campionato. Sicuramente, perché io sono convinto che all'inizio di campionato ci saranno qualche sorpresa, come l'anno scorso qualche squadra all'ultimo minuto non ce la fa, che si ritira, e sarà anche una beffa per chi andrà a affrontare un campionato di questo livello. Speriamo che in promozione no, come l'anno scorso, il problema sarà in eccellenza, ma speriamo di no. Allora, un grazie a chi ha riportato il calcio ad aula, perché il calcio 3 anni fa non c'era più, quindi un grazie a lei presidente per aver creduto a questo progetto nella nostra città. Sì, io ringrazio tutti voi che mi avete accettato dal primo momento. Non era facile, perché naturalmente uno che viene da Floridia, sicuramente sempre si diceva, se lei si ricorda, sicuramente il prossimo anno andrà via. Infatti io invece ho detto sempre ci metto la faccia, cioè la mia dirigenza personalmente, quando mi ritirerò, sarò qua. Questo sarà, diciamo, il momento da me. Come ho detto, ho cercato di fare una bella società allargata, spero di allargarla ancora molto di più con l'esperienza che abbiamo del vicepresidente, di Carmelo Cristauro, di Bianco e di altra gente che ci accompagna, e si vede un bel futuro per l'Avola. Grazie presidente. Grazie a voi.